a tutte ragazze, benvenute in questo nuovo video. Oggi sono qua per farvi il video dei preferiti di settembre. Allora, avviso che non ho fatto il video dei preferiti di agosto, nonostante ero super gasata in realtà a inizio mese. Ho detto sì, adesso lo faccio. Poi tra tutti i video back to school, vlog, è venuto Peppe, quindi abbiamo girato dei video bordello, quindi in pratica primo mi è passato di mente, secondo mi sembrava un po' tardi farlo ora a fine settembre, quindi ho deciso che brevemente dirò ora cosa ho fatto un po' ad agosto e poi cominciamo con il video di settembre. Agosto è stato il mese delle mie vacanze, diciamo. Ho finito la sessione il 24 luglio, sono stata quei 2-3 giorni a Gabicce dalla Giulia, ma quello ve l'ho già raccontato nei preferiti di luglio. E poi il 5 di agosto sono partita finalmente con i miei, sono andata in Croazia, sono stata là 3 settimane, sono state vacanze indimenticabili. Prima perché è filato tutto liscio, cioè abbiamo preso bel tempo, la barca non ci ha mai dato problemi, è andato tutto bene e soprattutto ho conosciuto un bel gruppo di persone con le quali sono uscita praticamente tutte le 3 settimane e sono stata molto contenta perché comunque mi sono vissuta appieno la vita di mare durante il giorno e la vita notturna di divertimenti, perché appunto stavamo fuori fino alle 2-3 di notte tutti i giorni, tutte le sere, ogni sera, quindi sono stata molto molto contenta di potermi godere anche questo lato della vacanza, diciamo. Nata e sono ripartita un giorno dopo per andare giù a Matera in Basilicata, perché sono stata ospitata da un mio amico di università, aveva fatto un invito esteso e io ho accettato di andare. Sono stata giù 3 giorni 4 e è stato meraviglioso, una vacanza stupenda. Matera, città incantevole, sono rimasta molupita dalla bellezza veramente di questo posto, è magico. E quindi anche lì ho fatto un altro po' di vacanza, poi sono tornata e gli ultimi giorni del mese li ho passati qua a Bologna a rivedere un po' tutta la gente che mi ero persa appunto durante mese. Quindi questo è in realtà quello che ho fatto ad agosto, di preferiti non ce ne sarebbero stati tanti a parte la musica, quindi ora cominciamo con quelli di settembre e partiamo proprio dalla musica. Anche qua sbizzarrita con la musica e ho un bel po' di canzoni da farvi sentire. La nostra ultima canzone di Motta. Mi lasciate andare. Paracetamolo, Calcutta. Hey DJ di Essenzio. Un sacco Te Botè, questo è un remix in realtà, però lo trovate su YouTube. Vito, mi sono innamorata di questo appunto genere musicale e quindi di Vito ho ascoltato molto Lisbona e Mondiali, però tra le due vi faccio sentire Lisbona. E fa lo stesso. E vorrei dirti troppe cose ancora, svegliarti presto, partire per Lisbona, fuori contesto, fuori stagione. Ultima, ve lo giuro, ho ascoltato un sacco Cratere di Fra Quintale. Non mi metti più, mi piace, non sai quanto mi dispiace. È arrivata un'altra estate, non andremo mai più al mare, o meglio non ci andrai mai più
a te indosserò un'armatura. Sono troppe. Per le ciglia invece ho usato due prodotti che mi ha consigliato la Julie. Questo è di Essence, si chiama The False Lashes Mascara, costa anche questo sui 3€. E niente, visto che stavo finendo il mio di Maybelline grande amato, volevo provarne uno che costasse un po' meno di 15-20€ e ho voluto provare questo. Lei mi ha detto che si trovava molto bene e devo dire che fa proprio effetto ciglia finte, cioè top. E poi vabbè, questo invece mi è stato mandato tramite Octoly e mi è stato offerto dalla MAC, ma vi ne ho già parlato in un vlog, comunque vi metto qua sotto il link, insomma, al prodotto se vi interessa, ed è, non mi ricordo mai il nome, Up, troppo lungo, Up for Everything Lash. È un mascara waterproof con effetto appunto incurvante ed è quello che ho sopra ora, cioè che ho sulle ciglia ora. E l'ho usato molto questo qui, mi è piaciuto un sacco e vi ho già fatto la recensione in quel famoso vlog, diciamo. Che ho usato, poi in realtà questo mese mi sono truccata un sacco con soliti prodotti, cioè un po' di correttore e poi metto qui un po' di ombretto, infatti lo sto praticamente esaurendo il mio ombretto dorato di Kiko. Metto un po' di ombretto per dare un po' di luce, mascara, qualche teddy o quella tinta ed esco di casa. Per tutto il mese mi sono truccata così, infatti boh. Invece per quanto riguarda prodotti di altro genere ho usato tantissimo, tanto che l'ho finita e vedete la, lo sapete, li uso come porta penne barra porta cose. Ho finito questa My Jolie Candle, questa era al cupcake alle nocciole, l'ho finita e poi la ripulisco un po' con lo sgrassatore, un po' con l'acqua, un po' sul vivo la cera rimasta, la ripulisco e le tengo come vasetti perché secondo me sono bellissimi, sono proprio shabby, nel senso sono bianchi, proprio li vedo vecchi alla mia camera. Per quanto riguarda invece smalti o cose del genere, le unghie del mese sono queste. Non faccio una voce specifica unghie del mese perché è un po' eccessivo, però vi faccio vedere, insomma, sono queste qua, le ho tenute molto nude e nel quarto dito appunto ho fatto mettere una goccina di glitter. Profumo del mese invece, sarete stupiti che non sia appunto One Million, in realtà l'ho usato molto, ma ho ricominciato ad usare Chanel. Questo è Chanel numero 5 che avevo sospeso per quest'estate, nonostante io l'abbia comprato a maggio, giugno. L'ho sospeso perché è veramente molto pesante di estate e ora ogni tanto alla sera una goccina me la do, però One Million rimane il mio profumo da uscita. Andiamo alla voce film libri. Questo mese, sì ragazzi, ho visto due film e sono super proud di questa cosa perché sapete che io sono un po' ignorante in film barra libri, cioè leggo poco ultimamente e vedo pochissimi film. A parte che ho ricominciato Bake Off, quindi ovviamente lo sto guardando, ma vabbè. Però ho visto due film e sono di generi molto differenti tra di loro. Ho visto Sulla mia pelle, si chiama Gli ultimi 7 giorni di Stefano Cucchi, comunque Sulla mia pelle. Io l'ho visto su Netflix di un mio amico, ma lo trovate anche in streaming, credo. È un film molto bello, non vi voglio annoiare con la recensione, ma parla in pratica degli ultimi 7 giorni di vita di questo carcerato. È una storia tratta da una storia vera, è una storia vera, insomma, accaduto nel 2009, 9 anni fa più o meno. E è una storia molto dura, il film dura 1 ora e 40, è un po', potrebbe sembrare noioso perché è sempre ambientato in carcere barra ospedale, quindi è un po' forte, però ve lo consiglio, guardate almeno la prima mezz'ora, da lì già capite se vi piace o no. A me è piaciuto tanto e mi ha anche emozionato, è un film forte, insomma, mi è piaciuto. Ho visto Succede, il film tratto dal romanzo di Sofia Viscardi, lo so che è uscito tipo un anno fa, però io non l'avevo mai visto, sono sincera, non ho avuto modo né avevo tanta voglia di andare al cinema a vederlo, scusami Sofì, quindi ho deciso di aspettare e magari di vedere se uscisse in streaming, no? Allora, l'altro giorno ero lì che così navigavo su internet, ho cercato per così, per curiosità, e l'ho trovato su Alta Definizione, top tra l'altro, definizione bellissima HD.
e mi è piaciuto molto. Devo ammettere che avevo qualche pregiudizio, pensavo fosse la solita storiella romantica, ma mi sono ritrovata un sacco, nonostante questi ragazzi abbiano 16-17 anni, se li hanno, nel film intendo, mi sono ritrovata un sacco anche da quasi ventenne, nelle cose che fanno, è tutto molto social, Instagram, stories, è tutto molto uguale a, ovviamente, ai nostri periodi che stiamo vivendo. Spontaneità di certe scene, anche gli attori, cioè, bravissimi, Matteo Giuggioli e Margherita Morchio, cioè, strabravi. Se l'avete già visto, potrei fare un grosso spoiler. Però la scena, cercherò di dirlo in maniera un po'... vabbè, chi l'ha visto capirà. La scena, una delle ultime scene, che sono loro due da soli, quella sul letto, che... abbastanza forte come scena, insomma, ci siamo capiti. Quando ho capito che stava per accadere ciò che poi è accaduto realmente, ho avuto come un momento di no, ho detto no, ma non credo che facciano vedere questa cosa, non credo che lo mostrino sul serio, sono ragazzi, si vergogneranno. Invece è tutto così spontaneo, è tutto così uguale a come accade realmente tra noi giovani nella realtà, insomma. E da poi della frase che dice lui, non posso dirlo perché se qualcuno non l'ha visto gli rovino il finale, però la spontaneità della frase che dice lui, no? Appunto, diciamo, sulla sua insicurezza, mi ha fatto morire, cioè, proprio ho adorato, mi è piaciuto molto, è un film leggerino, cioè, nel senso, si guarda col sorriso, ecco, non fa piangere, però mi è piaciuto. Per il mese, in realtà questo mese ho usato delle cover molto semplici, una trasparente con dei panda e questa, perché ve l'ho detto, cioè, sono un po' poco in fissa con le cover ultimamente, ne ho una e finisco di usare quella, in realtà. Scuola, università, zero, perché ricomincio ad ottobre, grazie. Capo d'abbigliamento, questo mese ho usato questo maglioncino quando faceva un po' freddo, che ho preso da Hollister, l'avrete visto nella haul, quella di Firenze, di Primark, eccetera. Ho preso questo da Hollister, ho preso una M, è il maglioncino classico con... il simbolino mi è servito, è molto caldo, mi piace un sacco il materiale con cui è fatto, insomma, sono stati soldi spesi bene. Tra i capi di abbigliamento vi voglio far vedere questa scarpa perché l'ho usata tantissimo questo mese, che sono uscita parecchio a ballare o comunque a fare aperitivi, serate, eccetera, e ho usato tantissimo questi, sono dei sandali tacco, non lo so che tacco saranno, ragazze, tacco 8, 9, sono parecchio alti, hanno le dita appunto che escono da qua, quindi sono molto estivi e belli, mi sono piaciuti tanto, li ho sfruttati e usati tanto, quindi mi sentivo di metterli. Accessori, ho usato un sacco questa borsa che ho preso da Primark quando ci sono andata il 5 settembre, questa qua. In realtà non la uso mai per i manici, ma per la tracolla, e mi piace perché è stra semplice, cioè la caccio sopra ad ogni... e appunto la porto con tutte effettivamente, anche il colore si adatta molto, quindi mi piace un sacco. Questo è l'accessorio che ho usato di più questo mese. Abbinati alla borsa, diciamo, ho usato molto questo portafoglio, sempre preso da Primark. Ovviamente ho usato le cose che ho comprato e mi piace tantissimo, l'ho pagato 7 credo e lo sto sfruttando molto perché appunto, come vi ho detto in quel video, ho ridotto notevolmente le cose che ci tenevo dentro perché ho tolto un sacco di ricordi, robe inutili che avevo e ci tengo effettivamente solo ciò che uso. Il abbinato alla borsa che ho preso da Primark è questo portachiavi con il cuoricino tutto peloso e gli occhietti chiusi, e l'ho messo nelle chiavi della macchina, diciamo le chiavi quelle mie, perché abbiamo un paio di chiavi mia mamma e uno io, quindi queste sono le mie chiavi della macchina. Un altro accessorio sono assolutamente questi bracciolini, come vedete c'è questo che ce l'ho da anni, questo qui turchese è un ricordo della Croazia, l'ho preso là, questo rosa con scritto Matera, vi rispondete da soli su che ricordo sia, e poi questa che è un bracciale con le conchiglie, è invece un ricordo di Gabicce, ma credo di avervelo già fatto vedere nello scorso preferiti dei mesi, e quindi diciamo che questo braccio mi ricorda molto l'estate che ho appena passato. Per quanto riguarda un po' le cose più belle e barre più brutte del mese,
la cosa più bella del mese in realtà è stata appunto poter proprio pensare ad altro, cioè stare a Bologna, quindi non più in vacanza, ma poter proprio svagarmi, uscire, stare con gli amici, conoscere nuova gente. Proprio ho pensato ad altro perché ho realizzato che fra poco ricomincerò l'università e aiuto. Poi un'altra cosa bella è che ci sono stati un sacco di compleanni e che a fine settembre, cioè il 28, parto per Nizza. Sto registrando questo video qualche giorno prima, quindi questa esperienza non la dico ora, ma la dirò nei preferiti di ottobre. Vado a Cannes, prima vado a Napoli, poi a Nizza, poi a Cannes. Faccio una settimana francese, diciamo, e sono molto entusiasta di questa ultima avventura vacanziera prima del vero inizio, quindi cose più belle queste. Cose più brutte, in realtà, in questo momento non me ne vengono tanto in mente, cioè nel senso sono contenta, è stato proprio un mese bello, sono contenta dei miei progressi, sto andando tanto in palestra, sto mangiando bene, sono contenta del mio percorso in quest'ultimo mese, ecco. Penso che non ci sia nient'altro da aggiungere, quindi detto ciò io vi mando un bacio, vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao!